thank you Bene, spero che ci siamo tutti anche questa volta, anzi più dell'altra volta, a questo nostro incontro sul dialetto, che avete già visto il titolo, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Anche in questa occasione abbiamo con noi l'amico Gilberto Galvani, che già gli appassionati conoscono, Gilberto Galvani che ho già avuto modo di di dire che è un grande appassionato di montagna, di ambiente, amante di Arco, dell'Alto Garda, del Valsarca, che si batte perché questa Valsarca sia difesa appunto in tutti i modi e anche oggi naturalmente ci presenterà alcuni suoi versi che ci porteranno in questa occasione in montagna. Ecco vi dico subito che questa poesia mi darà il modo di parlarvi un po' della metrica cioè la lunghezza del verso. Perché prendo lo spunto da un libro hm, che voi avrete modo di vedere appunto sullo schermo, un libro eh, che contiene tantissimi versi collegati però alla musica, alla musica del Coro Castello, alle canzoni del Coro Castello. E voi sapete che quando si deve adattare dei versi alla musica, i versi devono rispettare una certa misura, una certa metrica. E la metrica ha a che fare con un argomento che ho avuto modo di presentarvi nella terza puntata, cioè l'apostrofo, perché la presenza o meno dell'apostrofo fa sì che allunghi o accorci il verso. Quindi alla fine della lettura della poesia, ripeto, avrò modo di parlarvi di questo con degli esempi alla lavagna, come ho sempre fatto in precedenza. Naturalmente. Chiedo qualcosa a Gilberto di questa poesia che ci presenta oggi, che mi pare è intitolata Fermete, Gilberto. Fermete perché certo, eh, in questo fermete. mondo proprio eh, di, di corsa, si va sempre di corsa, qui invece Chiaro. Fermete è un'allegoria, penso, per indicare appunto che c'è qualcosa che Chiaro. ci obbliga a fermarci. E non a se... e pensar. E pensar. Bravo, ecco. e pensare. E pensare, bravo, ecco, fermarci e pensare. Un attimo. Ecco, come nasce questa poesia? C'è un'occasione? Un sì, che... Che, che è una motivazione, sì, una motivazione precisa. Eh, è chiaro, ti, nella tua presentazione ti hai detto che, che mi vado in montagna, che frequento l'ambiente della montagna. Sì, fra l'altro sei stato anche eh, speleologo. Eh, ho fatto... Quindi, non solo sei andato in su, ma sei andato anche in sì, giù? Sì, per parecchi anni ho fatto quindi, anche speleologia. Speleologia, quindi hai sperimentato anche le profondità. Può dire di aver vissuto la montagna nel, nella sua pienezza in interna su e, in e anche esterna. Bello, bello, bello. Quindi, è chiaro che l è, l è un mondo, è un mondo eh, bellissimo da vivere sia, sia dentro che fora. Insomma, va no? bene, ecco. che dà emozioni eh, forti. Eh, sia all'interno che, al, che, che all'esterno la montagna la montagna la montagna la, tutte, la montagna è una scuola di vita anche se è una frase fatta perché nel momento in cui ti vuoi raggiungere un, l'obiettivo una meta, la cima chiaro che la, la, la comporta fatica la comporta sudor la comporta. Eh, tant'è vero che i dischi sono dei masochisti nel in cui anche te... perché adesso vuoi tornare in montagna tutti o oh, con le seggiovie, funivie ea, con l'elicottero, con le macchine, ea, con le jeep ea. Ma però, facendo così, i ghe, purtroppo, quei che vuol vivere l'ambiente, quel tipo di ambiente, in, in quel quella modalità. Però, perde il bel, perde il bel, perché nel momento in cui te, te vai su e te fai fatica, te godi tutto, te, bon, te hai la possibilità di vedere il colore del fiore, o la mattina quando sorge il sole, o la sera quando quel tramonta. Ma, ma ne hai tanti come ti, Gilberto, ancora? Ma diseria che. Con piacere mi sto accorgendo che tanta gioventù. Mi fa piacere. Sì. ecco, Questo è importante. I vecchi, ma se hai tanti giovani che ha sì. questo tuo modo di approcciarsi alla montagna, penso che Podo sia. Posso dire di incontrare su, sulle vie o su, eh, nelle varie zone che ho piacere di frequentare, <coughs> scusa, che tanta gioventù. Va tante. bene. Si incontra tanta gioventù. In ma quel che volevo dire che mi preme dire e che mi preme far significare è proprio il fatto che la montagna è una valvola, è un qualcosa che ti aiuta per affrontare, te te carichi, te te carichi di energia perché nel momento in cui te vai su, chi siamo abituati alla frenesia, al chas, al casim e, 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 e lassù invece nel silenzio, la testa e l'anima le vola perché lassù che è il silenzio che ti aiuta a pensare. Fra l'altro, lassù non è confini, i confini li scritti noi, su, sulle, ave certo. noi le righe rosse, lassù è un mondo di libertà, è un mondo, un mondo de, de, in cui ti vivi la libertà, anche se la libertà nel momento in cui ti danare in su la, la pesa e la libertà l'è una conquista, come dappertutto, come, come in effetti l'è la libertà. E questa poesia a chi fermate Gilberto l'ho scritta proprio perché nel che ne ven su con il mio amico Miusso, non era nessun altri in noi che ne aveva in, su, in verso il Gran Paradiso a 4.000 rotti metri. Che già il nome è eh, il esatto. programma Gran Diss Paradiso no, eh, di ma nel andare in su che dicevo a Renzo che, che, che contevo tutte le mie storie, tutte le, le mie cose, che, a un certo punto il, il Renzo mi ha detto, eh, tu vecchio mo e ascolta i Oveletti. Cioè, certo. è il ma-cia-ma, è, il ma, è il ma. Difatti la conclusione è questa qui. Mocchela, esatto. piantela lì, ascolta... Fermete, libera il cervello, lascia andare fuori questi brutti ascolta pensieri della malora, della malora. Ecco, quella battuta lì la ma fa pensare, alla fa di sacra nome il Renzo, il vecchio. E eh? è così è venuta fuori questa poesia. Proprio per significare che è importante viverla la società e come è importante... Ma bisogna anche rendersi conto che la vita la è una, una sola. E la va sua nella sua pienezza, nel suo bel, affrontando i problemi del sociale che mancheria altro. Ma affrontando, senza cuore. Ma beh. senza cuore. Sto boia di affare chi che sembra Tutto programmato. Del, ecco, ecco. E quando te vai in montagna, quelle robe chi te le desmenti. L'orologio te lo metti nel prosacco. Nel e pro-sac, vai. ecco un bel termine: pro-sac, e lo, pro zaino, zaino, lo, eh, zaino, lo zaino, zaino. Lo zaino, lo zaino, eh. lo zaino. Va bene, allora Gilberto, a te il compito di leggerci questi versi, Compia questi essere. versi appunto intitolati Fermete, Gilberto. Fermete, Gilberto, col punto esclamativo, eh, perché è un invito certo. proprio non Fermete, debole, Gilberto. ma un invito forte. È ora di fermarsi. insomma, E quando, quando che avrò finito l'eser? laser? queste dorighe righe chi, sto penser, anche la Zen che ascolta, la medita la pensa. e la pensa. Sì, perché dopo il nostro compito attraverso questi versi qua è anche di far riflettere la Zen. Certo. Non certo. è che volem segnar pude tanto, insegnare qualcosa, però anche far riflettere, insomma. Sì. La nostra trasmissione non è soltanto eh, istruttiva, da, vuol dare un'istruzione sul dialetto, ma anche educare... Oddio, certo. oh non è che volem ma dei grandi progetti, volendo dare il nostro piccolo contributo, non no, se vuol fare il ecco, un messaggio educativo, insomma, eh se ecco. vuole insegnare qualcosa, se non eh è un messaggio che non certo. arriva, noi abbiamo fatto il possibile perché arrivi. Chiaro, chiaro. Bene, chiaro. allora Gilberto, grazie e a te la lettura. Fermete Gilberto, Caminevo e sudevo. El prosac che il peseva cargà come l'era, de tutte le rogne che endos me portevo. De pu che mi alsevo, de pu fadiguevo, continevo pensar ai mecrusi, ai misteri, lascia di Fermete Gilberto, fermete, libera il cervel, lascia in arfora sti brutti pensieri della malora. Ecco, ad Espuliser scarpina de neof, e ancora, ascolta il profumo del bosch, le marmote fischiari, i oseleti cantar, e innanzi a castelli de croci e de jazz. le nuvole bianche, e il ciel col sospazi d'azzuro, fermete, fermete a vardar, e sera. Entanche a casa te torni, compagna dal son na campana, entanche il vento il porta via quei lontani rintochi dell'ave Maria. Fermete Gilberto, fermete, metti il prosac intera, da verzelo, le piende allegria. Bene, anche oggi abbiamo ascoltato questo messaggio di Gilberto Galvani, un altro bel messaggio come quelli che ci ha lasciato in precedenza. Purtroppo devo lasciare questi aspetti così delicati, così importanti, che ci fanno riflettere per andare un po' sulla forma, che è quello che interessa a me. E qui ho già preparato sulla lavagnetta questi versi tratti appunto dalla poesia. Allora, de tutte le rogne... Gendos me portevo, ecco voi vedete il Gen famoso dos. apostrofo, Gendos Gen dos me portevo. Ora, cosa succede? Che se io levo l'apostrofo e metto la E, vi ricordate che quando ho parlato dell'elisione dell'apostrofo ho detto che quando c'è lo scontro di due vocali, la vocale che viene dopo cade. E poi vi spiegherò anche l'importanza. Quindi diventa di tutte le rogne che dos me portevo. Ma il verso più interessante per la metrica è quello che viene dopo: Libera il Cervel, la sei narfora sti brutti pensieri. Allora, anche qua vedete libera il cervel, in, in realtà dovrebbe essere. Libera el servel. Ma avevo detto, sconto di due vocali, la seconda cade. Anche perché, adesso vi faccio un conteggio, se io conto le sillabe di questo verso, le sillabe sono li, be, ra, el, -cer vel. Le sillabe sono sei, quindi la lunghezza del verso è di sei sillabe. Se io, chiaramente, per quello che ho detto prima, metto l'apostrofo e cade una vocale e io conto, sentite cosa succede? Li, be, ral, ser, vel. Cinque. Quindi cosa succede? Che il verso si è accorciato. Ora voi capite che se io devo adattare dei versi alla musica, devo tener conto di questo. Perché con un testo musicale devo avere magari dei versi lunghi sei sillabe e quindi devo mantenere le sei sillabe. Con altri testi musicali magari le sillabe sono cinque. Quindi io non posso mettere una vocale in più, una vocale in meno a mio gradimento. Devo tener, tener conto sempre della metrica, cioè della lunghezza del verso. Poi l'asseinar, l'assei, vedete l'accento è sulla A. Non la sei, perché se dicessi la sei, forse il primo ho letto la sei, la sei vorrebbe dire la sei voi, diventa seconda persona plurale del verbo. La sei voi, lasciateli voi. Invece qui mi rivolgo al tu, la sei, tu, lasci alinar fora. Quindi l'importanza dell'accento tonico qui è fondamentale. Quindi libera il cervello. Vi faccio notare anche qua l'accento tonico sulla e. E accento fonico aperto, la l'accento tonico sulla A per di, distinguerlo dalla la sei, la sei, la sei voi. Sti bruti pensieri, ecco questo sti, ecco anche qui la scelta è un po' ondivaga, alcuni mettono l'apostrofo per dire in realtà è questi, e quindi io l'ho messo. Sti bruti pensieri, vedete che naturalmente non ci sono i raddoppiamenti detute ecco però un dos il raddoppiamento c'è proprio per far sentire NDOS dos cioè una s dura non eh, leggera e, e più, meno, meno, meno dura insomma dos sarebbe se, no. se no dos come dice gilberto della malora anche qua vedete della che diventa appunto della che diventa della poi vi faccio notare due parole EL il bosch voi vedete che io l'ho scritto intanto con l'H finale, per far sentire che la C è dura, bosch, non bosch. Poi ho messo l'accento tonico, fonico, scusate, fonico, mi raccomando, chiuso. In realtà in italiano noi diciamo bosco, bo con la O aperta. Allora è evidente che io in dialetto devo usare l'accento fonico chiuso, per dire, guardate, che si, scrive, si dice bosch come sposa, in italiano è sposa con la O aperta, in dialetto deriva la, se dice la, ME sposa, sposa con la O chiusa. La stessa cosa è so spazi, so. Noi siamo abituati a dire so, voce del verbo sapere. Quindi per dire so nel significato di suoi devo scriverlo con l'accento chiuso. Bene. Quindi mi raccomando l'uso dell'apostrofo, special modo quando uno vuole scrivere dei versi adattati alla musica deve sempre misurare i versi, quindi tener conto della metrica e l'apostrofo. L'uso o meno dell'apostrofo può cambiare la lunghezza di un verso. Detto questo, concludo col solito vocabolarietto. I soliti dieci vocaboli, naturalmente spero che abbiate sempre carta e penna che ve li leggo, oppure un registratorino. Eh. Ancoi, Ancoi con la O aperta, vuol dire oggi. La buganza, ma che galle buganze, la buganza è un'infiammazione del piede, eh? anche delle mani a volte. E il dugo eh? è una parola onomatopeica nel senso che richiama il suono, in questo caso il dugo è il gufo. no? Il dugo fa du, e quindi il dugo richiama un po' questa parola, richiama un po' il suono, quindi è una parola si dice onomatopeica, come impizzar, eh, scricchiolare, rimbombar, eh, danno queste parole in l'idea del suono, si chiamano parole onomatopeiche. Poi, c'è la fever, beh, in questo autunno, inverno eh, c'è stato un giro di influenze, tosse e quindi febbre, la fever. L'accento tonico sulla prima E, accento fonico chiuso, il giom, accento fonico chiuso, il jom è il gomitolo, l'ista. Beh, istà, sta per estate. E l'umaz. Eh? Una volta si raccoglievano a Quintali, adesso fortunatamente bisogna rispettare alcune regole. Il Lumaz è la lumaca. La migola. Eh, una migola de pam, una briciola di pane, migola, accento tonico sulla i. E poi c'è il peot, eh, peot un piedino, ma si sì c'è anche un peot de salata, eh. peot, accento tonico sulla o, e la o peot, non peot, peot, accento tonico, accento fonico aperto. E per finire il vanzarot, eh, il vanzarot nel senso di rimasuglio di cibo, anche qua vanzarot, eh? accento tonico sulla O che si trasforma anche in accento fonico, vanzarot accento aperto. Bene, quindi anche questa volta vi ho dato 10 vocaboli, naturalmente un saluto, ma prima di tutto un caro ringraziamento che mi pare l'altra volta non l'ho fatto, non t'ho neanche salutato anche se tu... Hai fatto saluti a tutti. Non mi sono mica offeso. Non ti sei offeso, però insomma... Fra amici questo ed altro dai. Grazie anche a Gilberto per questo suo contributo, grazie a voi, sperando che siate sempre di più la prossima volta e ricordatevi non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Saluti. Ciao ragazzi.